Buongiorno a tutti, oggi siamo a Genova e vogliamo visitare con voi l'Euroflora, un avvenimento veramente eccezionale. Si vede già alle mie spalle un piccolo scorcio e vediamo subito come prima cosa le fontane, che sono un po' il filo conduttore di tutta questa manifestazione floreale. Ecco, appena all'ingresso abbiamo subito l'areale dedicato proprio alla Liguria con le piante aromatiche. Questa sì che è una aiuola ricca di colori. Siamo Regione Piemonte. Questa invece è una aiuola dedicata un po' al tema gioco e non è male come interpretazione. Questa è la 12ª edizione dell'Euroflora qui a Genova, ma la particolarità è che è per la seconda volta, quindi quest'anno è la seconda volta che siamo al Parco di Nervi, mentre invece prima questa manifestazione si teneva al Porto Antico. Quindi siamo proprio dentro questo spettacolare parco, che è un parco abbastanza grande, che praticamente lega quattro ville nobiliari e abbiamo tutti questi bellissimi alberi dove naturalmente, visto il clima di Genova, abbiamo tantissime palme e non solo. Pini, vediamo qui. Tantissime anche piante più, diciamo, per un clima, si può dire, quasi tropicale. Cedri, araucarie, ne abbiamo proprio una qua di fronte a noi con questi palchi molto particolari. Pini marittimi, che abbiamo già anche visto, false canfore. E se la troviamo poi ve la vorrei fare vedere perché è molto interessante, la Jacaranda mimosifoglia, che ha fiori dal celeste al lilla e quando in primavera fiorisce si ricopre proprio di questo manto, diciamo, azzurro veramente spettacolare. Anche qui vediamo un'altra aiuola di aromatiche con in primo piano la salvia tricolor, la lisso, che forma questi tappetini, l'abbiamo seminato insieme, ve lo ricordate? Guardate che meraviglia, che tappetino fiorito, davvero simpatico. Poi lo vedrete poi anche da noi, perché anch'io voglio fare qualcosa un po' così. E naturalmente queste aromatiche combinate con i fiori della Riviera. La Riviera Ligure è conosciuta anche proprio per i fiori recisi e fiori in vaso. Guardate un po' il tronco di questo eucalipto, fantastico. Possiamo quasi farci una piccola grotta all'interno. Una corteccia tipica che poi si sfascia, si sfalda, vedete come penzola poi dai rami, dal tronco. Ha subito una potatura un po' drastica, poverino, ma comunque ha ricacciato dei rami abbastanza importanti, diciamo così.
Io poi quando sarò più strada ti trovi tipo la levanda finale, trovi pure di chi. Ci vogliono tante braccia per abbracciare questo filo bugna, guardate che spettacolo. Veramente, davvero la location, bisogna dire, notevole. A parte naturalmente tutta l'esposizione, grazie a tutti gli espositori, ma ci sono degli alberi davvero fantastici. E ci siamo ancora fermati per un'altra pianta, una classica palma tipica della Riviera Ligure, diciamo, si trovano dappertutto, ma questa è una curiosità, guardate un po' come si è alzata in altezza con questo tronco molto molto sottile, all'apparenza molto delicata, molto fragile, ma in realtà ha una forza estrema per salire così in alto, sicuramente di forza ne ha tanta. Allora, quelle che sembravano, visto a prima occhio, rose, non sono assolutamente rose, c'è un piccolo cartello nascosto, sono entrata un po' non proprio come si deve fare, la geostroemia indica. Tipico del giardino romantico inglese, la fontana con le statue. Molto importante anche sempre il gioco di acqua, non solo per l'aspetto visivo ma anche per il suono, perché concilia molto il rilassamento e fa sentire subito meglio. Peccato che non ci sia un nome, questa pianta, veramente, guardate che fiori, bellissimo. Siamo all'aiuola dell'Associazione Italiana Piante Carnivore e infatti guardate. Dopo le piante succulente che abbiamo visto prima, altre piante che si sono adattate a fare qualche cosa di strano. Queste sono piante carnivore, appunto. Poi in realtà non è un film horror, principalmente perché integrano la loro dieta con le sostanze di insetti che riescono ad intrappolare, insetti, artropodi, comunque aragnico, piccole cose. Qui vediamo Villa Serra, una delle quattro ville che fanno parte proprio di questo comprensorio del Parco dei Nervi. Adesso tutte queste quattro ville sono diventate proprietà del Comune di Genova, si possono visitare. E naturalmente quando si viene qua si visita il parco, si possono visitare le ville, qualcosa che si può fare tutto l'anno, diciamo. Questa invece è la Villa Gruppallo, adesso facciamo un giro all'interno. Bellissime le strelizie, guardate l'albero e l'albero. Il fiore del paradiso, credo si chiami volgarmente, perché ha questa forma veramente particolarissima. Naturalmente vuole climi caldi, perché è una pianta già più tropicale, non sicuramente per le zone fredde del nord, a parte Genova. Un'altra pianta davvero originale, pianta della carta di riso. Qui abbiamo un'esposizione di bonsai e guardate un po' che meraviglia, questo glicine, non solo, naturalmente, pino nero, azalee. Naturalmente tutti i pini si prestano molto molto bene alle potature bonsai e alla forma di bonsai, quindi. Ma anche gli aceri, guardate un po' questo qui, che meraviglia, anche il cinco biloba, allora
veramente notevoli. E guardate, adesso ci avviciniamo piano piano, anche naturalmente questo ha preso il primo premio, si tratta di un cornus in pieno fiore. Non particolarmente vecchio perché si vede dal tronco ancora abbastanza piccolino, quindi non ha ancora tanti tanti anni, ma la fioritura dice tutto. Questa invece è l'aiuola del parco del Beigua, un parco naturalistico che si trova qui nella zona, anche questo da visitare naturalmente. E vediamo proprio che è abbastanza, come si può dire, con questo materiale concippato, quindi un pochino più tipica dell'alta montagna. Per dare un po' di colore hanno utilizzato le aquileggia che in questo momento sono in pieno fiore e qui abbiamo anche proprio il torrentello. Le pietre, quindi anche questo è un ambiente proprio tipico montano. Un'altra area dedicata ai bonsai, in questo caso i boschetti, guardate che meraviglia, pini, abeti, asceri, cardini e così via. Il boschetto di falci. Ecco, questo è legato a un ricordo mio, perché quando io ho frequentato la scuola del giardiniere avevamo fatto anche un corso di bonsai e anche noi avevamo fatto il boschetto di faggi. Naturalmente non aveva niente a che vedere con quello che vediamo qua, perché questa è arte, è un'altra cosa, quindi davvero fantastico. A me piacciono molto queste cose molto rustiche e qua si vede una rete metallica abbastanza anche stropicciata, diciamo così, con questi rametti, con questi licheni, è quello che mi piace. E poi andiamo un pochino più avanti anche con un sedum all'interno, niente male come idea, proprio mi piace. E al muro invece abbiamo questi fasci con questi vasi all'interno camuffati che non si vedono, quindi questi quasi questi fasci di legna fiorito. Anche questa direi una bella idea, con questi sempre vivi sistemati in mezzo a queste radici o parti di rami, guardate un po', davvero originale. Ed ecco, siamo davanti a questa aiuola, che è una zona veramente particolare, bella, dove ci sono tanti giochi di legna e piante, e abbiamo questo pesce che è Genova, naturalmente, guardate che colori, che meraviglia di abbinamento, anche come modello, veramente bello. La gonna di fiori era di ferro che aveva. Una particolarità di questo parco di Nervi è il roseto, e gira e gira ci siamo arrivati, e guardate questi pergolati con le banksia,
questa rosa senza spine e fa questi fiori a mazzetto, gialla oppure rosa. E in questa occasione viene anche presentata la rosa di Genova, che è una rosa rossa e bianca, proprio a testimoniare i colori della città di Genova. Speriamo di trovarla perché c'è parecchio da vedere, quindi le varietà sono tante e potremo deliziarci sicuramente. Wow, queste rampicanti, guardate che grandezza di fiori, spettacolari. Peccato un po' la pioggia, le ha un po' buttate un po' giù, ma guardate che meraviglia. Questa è una fiore semplice, ma il mio occhio è caduto già un pochino più avanti, perché guardate qua, eccola qua, si vede altezza normale, guardate che meraviglia questa a fiore doppio, pieno, pienissimo. E che colore! Bellissima anche quando è in boccio, fantastica. L'abbiamo appena detto, l'abbiamo subito trovata, ecco la rosa di Genova. Molto bella, molto con questo bianco all'interno che sfuma sul rosso all'esterno dei petali. È qua. Anche questa è una rosa fantastica, con un bocciolo enorme. Questo è meraviglioso. E con una sfumatura davvero straordinaria. Guarda che bella che è. E questa grandissima, una rosa Monique Laperriere. A cespuglio, non molto alto, ma guardate che fiori enormi. Questo è il bocciolo, guardate un po'. Una rosa così, un bocciolo così, e fa tutto lei. Fantastica. Qui invece siamo una rosa olandese, anche questa, naturalmente sono tutte belle, non si può dire che ce ne sia una che non è bella, ma una meraviglia, dal bello al più bello. Queste invece hanno questo color malva, a me piace tantissimo, anche questo con un fiore davvero molto molto grande, molto pieno, un bocciolo enorme. Molto bello anche quest'angolo con le panchine, quando c'è una bella giornata di sole, calmo, tranquillo, ci si può sedere e avere alle spalle queste meraviglie di rampicanti. Cercando un posto dove riparare la camera perché soffre l'umidità e la pioggia, è arrivato un altro colpo di pioggia, siamo arrivati nella serra dedicata proprio al basilico, famoso basilico genovese, che vediamo già in pieno sviluppo alla fine della serra, a metà quando le piantine sono già abbastanza altine, già ben uscite, e qui invece le prime che escono appena appena un po' qua e là. Piccole piccole. Questo è un angolino con un piccolo giardino, diciamo stile giapponese, con il bambù, con gli oleandri, questa passerella in legna che ricorda proprio questi ponticelli tipici giapponesi. E in questa esposizione ci sono 90 giardini, di cui il più grande copre una superficie di 3000 metri quadrati. Fino ad arrivare al più piccolo, che invece dovrebbe essere un 30 metri quadrati, se mi ricordo bene. Esatto.
qui ci siamo fermati un attimo perché si può vedere la fioritura di questa dracena. Guardate che bellissima pannocchia. Si sente anche un profumo, non so se arriva di qua perché non ci arrivo. Ecco, questo è il vero albero del corallo, una pianta tipica del Sud America, Erythrina falcata, anche lei in fioritura, guardate che spettacolo. Parecchio spinosa, ma con fiori fantastici. Io ho già parlato diverse volte dell'albero del corallo perché nelle nostre zone si trova anche una pianta che viene anche chiamata l'albero del corallo, ma in realtà è un Euonymus umbellata. Ecco, questo trae un po' in inganno perché visto così a primo colpo d'occhio sembra un rosmarino, invece non è assolutamente un rosmarino, una pianta dal Sudafrica, Soralea pinnata, che non ha niente da fare col rosmarino. A parte le foglie che sembrano quelle del rosmarino, anche il fiore, ma decisamente più grande, niente male, anche profumato. Molto grazioso anche quest'angolo con questo allestimento di piante già di una certa dimensione, quindi già con una certa età, in vaso, questi contenitori molto grandi. Sardegna. Le palme, anche questo in vaso. Anche dall'altra parte, vedete, fa quasi come un viale, no? Che accompagna questo pezzo di strada, questa parte, come un vero viale di palme. E qua siamo in un angolino con i giochi di acqua, guardate che bella la fontana, dove i getti si alternano, si alzano e si abbassano, creando proprio questo bellissimo movimento con questo suono. Al momento non si sente perché passa il treno, comunque c'è questo anche... questa musica d'acqua. Ecco, qui abbiamo questa esposizione di frutta, naturalmente non vera, sono finte, ma piano piano ci avviciniamo e andiamo verso questo agrumeto dove si possono vedere anche questi agrumi un po' particolari, un po' diversi dal solito. È molto molto interessante, non so se qualcuno di voi già lo conosce, il finger lime, perché è questo limone che ha questa forma come tante dita, mano di Buddha. Molto particolare è anche questo, che poi magari ci spostiamo e vediamo anche che varietà è, con queste arance tutte bitorzolute, molto particolari. Beh, ce n'è proprio per tutti i gusti, anche questo non è male, un tomentoso o cedressa, guardate che frutti grandi, anche molto strane come forma, molto rugoso. Ecco, questa forma così strana e questo colore così arancione, molto carico, Citrus aurantium. Qua siamo nello stand espositivo della Sicilia, che porta anche il limone caviale, che è quel limone che all'interno non ha lo classico spicchio che conosciamo noi, ma è composto da tantissimi come piccoli pallini molto molto sugosi, e pare che funzioni molto bene la coltivazione in Sicilia. Adesso poi gironzoliamo un po' e vediamo se lo troviamo da qualche parte. È davvero da vedere quest'area, perché ci sono dei frutti veramente molto molto particolari che non si vedono tutti i giorni. Lì ad esempio c'è un piccolissimo alberello dove sembrerebbero mandarini, ma hanno una forma abbastanza pera. Piccolini, molto divertenti.
Questa invece è una versione a pere grandi, ma è un limone, guardate un po', proprio delle vere pere, tipo Williams. Ecco, vediamo adesso il finger lime con il cartellino, dove si può vedere proprio il frutticino una volta aperto, con tutte queste microsfere, piccole sfere ricche di succo. Sempre un'aiuola della regione Sicilia, abbiamo lasciato gli agrumi per arrivare, proprio per passare alle fioriture, a questi colori, a questi fiori. Crisantemi. Crisantemi e gerani. Ecco un altro angolo del parco di Nervi, che si può visitare naturalmente tutto l'anno, dove c'è il piccolo laghetto con una piccola cascata e queste felci, tutte queste piante molto particolari. Piccolo ma davvero molto grazioso, molto ricco anche di vegetazione con tante specie diverse. Naturalmente le felci, guardate un po' che meraviglia, enormi. Muschi e proprio tutto quello che è legato all'ambiente, all'acqua. Naturalmente questa parte fu costruita, non è una zona naturale, era stata progettata e costruita da i proprietari della villa che vediamo proprio sullo sfondo. È un'idea proprio originale, sicuramente un posto particolare dove si poteva passeggiare e godere di questa acqua e di queste piante insolite. E qui siamo a monte di questa piccola cascata che scende verso questo laghetto, visto da questa parte anche assolutamente bellissimo. Questa zona mi piace tantissimo e mi piace tantissimo il suono dell'acqua. Un altro bell'angolo dove gli alberi hanno il primo posto in assoluto. Naturalmente palme anche qui, e guardate questa che caratteristica, davvero questa si vede ancora meglio, tutto in vaso naturalmente, queste assolutamente particolare, questo tronco davvero particolare, e non solo palme ma anche olivi. Olivi, qualche vite, tutto in vaso. E qui abbiamo anche una sezione poi di un tronco, adesso c'è un pochino di movimento, vediamo magari dopo. Eccoci adesso nell'area dedicata e progettata e messa in opera dall'Olanda, quindi tulipani combinati con la digitale e con altre specie fiorite. Ma non finisce qua, perché questa è solo una piccola parte, ecco qua il resto. Naturalmente sempre come base con i tulipani, combinato con altre essenze e altre specie. Al centro questa vasca che funge quasi da cratere, coperta interamente dal tappeto erboso, con questa bocca alla cima colma d'acqua. Qui abbiamo ancora i tulipani nel massimo splendore, si può dire, ancora assolutamente in piena fioritura, con ayuga in questo caso, che vedete questa pianta tappezzante, la rectans. Naturalmente ogni aiuola è stata combinata a tema, quindi con un colore di base. E qui vediamo la Renaria montana, Teochera, che ha questo colore porpora che spicca molto bene, fa spiccare molto bene il rosa del tulipano. Davvero un bel colpo d'occhio, bisogna proprio dire. Qui invece abbiamo i tulipani rossi, con la particolarità che quella che vediamo verdina, con questo colore verdino, è un'euforbia.
molto simile, questo sicuramente è una varietà coltivata, ma molto simile all'euforbia selvatica che si trova in questo momento nei prati, nei comuni prati che abbiamo intorno a casa. Questa è anche molto molto bella, con questo tulipano giallo, e quello che spicca bellissimo è questo geum, guardate che colore, davvero bellissimo. E invece il fogliame, che sembra quasi leggermente crema, quasi un po' bronzo, è un'euchera. Fortunatamente abbiamo sempre i cartellini, così anche quando non si conoscono le piante, si trovano piante nuove, si possono prendere delle belle idee anche poi per progettare dei piccoli giardini, delle piccole aiuole quando siamo a casa. Eccoci qua invece per chi ama le spine, qui non ne mancano, è bello spinoso, belle giganti, da guardare a distanza, non avvicinarsi troppo, non toccare naturalmente. Qui addirittura si vede, comincia a fiorire, guardate che meraviglia. Notate le dimensioni, davvero, e guardate un po' questa qua, che ha i piccolini, i piccoletti a fianco, davvero piccoletti, baby, fantastico. Molto premiate, vediamo primo premio, secondo premio, davvero affascinante. Tra una goccia e l'altra, tutte le volte si scopre qualche angolino nuovo. Altre piante in vaso, con uno sfondo fiorito. Una bellissima, un bellissimo scorcio anche questo, senza dubbio. Possiamo anche vedere la famosa arte topiaria, molto di moda tanti anni fa, adesso un po' passata, ma vediamo questi cubi in bosso, come un dado, praticamente possiamo giocare a dadi. Un po' grandino, un po' pesante da lanciare, ma insomma. Anche questi sono dei piccoli angoli con aiuole a tema, con un po' di dipinti, e come sempre l'acqua mi affascina tantissimo, quindi anche qui una piccola cascata con un po' di piante tipiche di acqua. Ci sono anche gli iris acquatici. Questa invece è un'area dove ci sono queste bellissime aiuole piene di colori, dedicate ai piccoli comuni, neanche piccoli, ai comuni dell'Italia, quindi dalla Toscana, il Trentino, la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, abbiamo tutta l'Italia praticamente in questa tavolozza di colori. Con una bella fontana e questi giochi d'acqua sullo sfondo, sentite sempre questa musica che ci accompagna. Un'Italia in miniatura, diciamo così.
un altro angolo suggestivo dove vediamo tutto questo susseguirsi di fontane con questa vasca che poi si apre in questo canale e arriva alla prima fontana e poi abbiamo altre due fontane sullo sfondo. Naturalmente tutto arricchito con rose, scusate, con fiori, intorno alle fontane queste ortensie, dal blu al bianco al rosa. E questi archi di agrumi che si possono vedere prima della fontana. Assolutamente viene una gran voglia di rose. Sono andata in morsi con le ortensie lì. Siamo adesso nell'aiuola dell'Emilia Romagna, anche qui bellissima, con dei bellissimi colori. Quello che mi ha colpito subito già da lontano sono queste dahlie con questo centro chiaro bianco che sfuma in questo rosa, davvero bellissimo, con questi petali molto particolari. Una bellissima combinazione di colori, bel colpo d'occhio. Questo colpo d'occhio che abbiamo appena visto, l'aiuola dell'Emilia Romagna, molto colorata, molto fiorita, e adesso piano piano allarghiamo l'occhio e andiamo proprio sul parco con questo bellissimo prato contornato da tutti questi alberi, davvero un vero parco inglese. Un altro scorcio su queste aiuole, su questi piccoli giardini, qui siamo proprio alle porte di Genova, quindi il comune di Cogoleto. Guardate, bellissime le salvie acquatiche, guardate che meraviglia, che colore, che fioritura. Abbiamo i due colori, sia il lilla scuro che questo color quasi vinaccia, un po' più scuro, un pochino più chiaro. Con questi splendidi colori delle ortensie, piano piano ci avviamo verso l'uscita e quindi con questo ultimo scorcio vi salutiamo, poi potrete vedere c'è già la carrozza con i cavalli che ci aspetta per portarci a casa naturalmente.